buongiorno a tutti. Sì, la mia esperienza è nata al di fuori degli oratori, quindi dell'ambiente salesiano, ed è partita a livello di federazione, quindi le mie prime esperienze sono proprio sportive pure. Poi ho incontrato la PGS, perché sono andata ad allenare in un centro PGS, e nonostante ciò abbiamo fatto grandi risultati, abbiamo avuto proprio all'interno di questo centro delle ginnaste che hanno fatto parecchie cose, tra cui i vari campionati del mondo e europei. Quindi questo per dire, non per dire che si può, anzi è bello poterlo fare all'interno di un ambiente dove non si dimentica che bisogna farlo serenamente, con l'attenzione all'educativo, ma anzi che io sono convinta che invece proprio l'alto livello è educativo, cioè non vuol dire fare male, come diceva Gianni prima, anzi io ricordo la cosa che mi ha ispirato per anni è stato un incontro con Don Gino Borgogno, quindi il fondatore della PGS, che in una chiacchierata a Roma mi disse: ma Laura, perché noi non possiamo essere, che differenza c'è tra noi e la federazione? Io gli ho detto: ma è un problema di programmi, di ore, di allenamenti. Lui dice: perché noi no? Ecco, questa cosa mi ha un po' guidato, ecco, e mi guida tuttora, perché sono convinta che si possa fare entrambe le cose. L'attenzione ai bambini che non hanno grandi qualità, perché ne hanno altre, non hanno quelle sportive, ma ne hanno altre, ma hanno la passione per lo sport e lo sport li unisce. E quindi l'attenzione anche che loro abbiano istruttori o persone che li seguono qualificate in entrambi i casi. Anzi, è più difficile seguire quelli, tra virgolette, meno dotati fisicamente, piuttosto che quelli che già sono talenti naturali, perché quelli non è difficile, non sono difficili da allenare. Certo, ci vuole la tecnica, per carità, però non sono quelle le cose difficili. E comunque io nel mio caso ho visto una ginnastica che sta crescendo a livello di PGS sia numericamente che tecnicamente negli anni, quindi vuol dire che gli istruttori si sono appassionati come ci siamo appassionati noi e hanno perfezionato attraverso i campi scuola, tutte queste cose, la tecnica, e quindi anche il livello si è alzato. Insomma, questo è un po' quello che faccio io, ecco. Beh, io posso dire che sicuramente lo sport ha pervaso tre quarti della mia vita, perché posso dire ormai di essere da più di 40 anni all'interno di un'attività sportiva. Iniziato per caso, perché la compagna di scuola ti dice: ma vieni fino al campo, così un po' per caso, ho iniziato in sordina. Come dire, il fatto di avere, adesso vi posso dire, un fisico un po' prestante. Una volta potevo dirmi tra la categoria dei un po' delle ciccioncine. Quello che vi posso dire, che era difficile allora, come lo è difficile adesso nella società attuale, avere un fisico non in linea coi canoni che le televisioni ci fanno vedere. Io posso dire che lo sport per me è stata una scuola di vita, assolutamente, che mi ha permesso di ritrovare della sicurezza, che sicuramente agli inizi non era così, cioè non era così scontato. E quindi sono arrivata intanto perché noi facevamo sport e ci divertivamo tanto. Io ho avuto la fortuna di allenarmi nella stessa squadra anche di Elena, e ne parlavamo prima, quello che veramente io mi posso ricordare non è la fatica fatta, non è l'infortunio subito, ma il fatto di esserci divertiti. Per arrivare bisogna lavorare tanto, al di là del fatto che fra virgolette puoi avere un fisico che ti aiuta, non è detto che quello basti. Può bastare per arrivare lì, se si vuole arrivare in alto bisogna faticare. Io ho avuto la fortuna di fare dei bei risultati già da giovane, un record italiano a 16 anni, ho fatto gli europei a 18, ho avuto la possibilità di fare un record italiano da assoluta, però tanti mi dicono, oppure mi dicono: ma tu a 16 anni come facevi a lanciare così lontano? E io non vi faccio il gesto, però dicevo: ho lavorato tanto, come si suol dire, perché comunque sia per arrivare in alto
Io dico anche, non è detto che uno possa avere tutte le qualità a posto, ma lavorando ci si arriva, il lavoro paga, e la motivazione, che è quella fondamentale, che deve essere all'interno di noi. Questo è un pochettino la parte, diciamo, vissuta come atleta, che è durata molto a lungo. Io ho smesso tardi, proprio perché a me piaceva, anche quando ormai lavoravo andavo un'ora al campo, facevo i miei lanci e poi me ne tornavo a casa, e ho avuto la fortuna di fare l'ultima nazionale nel 96, quindi avevo 35 anni, insomma non era... Ho continuato ancora quasi 7-8 anni così, fino a che a un certo punto giustamente si dice forse è ora che si chiuda qui, ma ho chiuso ancora, devo dire, facendo un campionato assoluto, quindi, perché a me piaceva. Quindi io potevo lavorare 8 ore al giorno, poi andavo in campo mezz'ora, facevo le mie cose, e quando andavo in gara avevo ancora la voglia di fare, come quelle di 20 anni, e c'erano tantissimi amici con cui ci troviamo ancora adesso, atlete più giovani anche di me, che andando dal mio allenatore diciamo bisognerà abbatterla prima o poi per riuscire a toglierla di mezzo. Insomma, questo era un pochettino finito, diciamo, questa parte proprio mia dello sport. Io poi nel frattempo avevo fatto l'ISEF, quindi comunque sì, anche lì all'interno di una scuola sportiva, e poi ho preso fisioterapia, perché comunque sia, insomma, poi nella vita bisogna lavorare, perché non tutti entrano nei gruppi sportivi, ai nostri tempi non c'erano. E poi ho fatto la scuola di osteopatia. Nel frattempo mi sono messa ad allenare, mi sono messa ad allenare tardi perché io sapevo che mi piaceva. Allenare occupa tempo, e in un'Italia dove, soprattutto nell'atletica leggera, non è un mestiere l'allenatore di atletica leggera, anche se i percorsi che si fanno sono tanti, ci sono tanti livelli di formazione, ma non si viene, come dire, riconosciuti come, non so, il maestro di tennis piuttosto che il maestro di sci. Voglio dire, è difficile vivere come allenatore di atletica leggera, però comunque sia lo spirito era quello che mi ha sempre pervaso, e quindi l'incontro con i ragazzi. Ho avuto la fortuna di avere delle atlete che sono poi andate in nazionale, così come mi collego forse a quello che dicevi tu o lei, il fatto di avere nel campo anche dei ragazzi che non hanno qualità, che non hanno possibilità uno di vedere che potrà mai fare un campionato italiano, ma questo non significa nulla. Io vi posso dire che nella mia esperienza l'impegno che metto è sicuramente forse di più che giustamente nella testa talentuosa, che non è detto che sia facile poi ad allenare, però anche in questi ragazzi che sono con noi, che ci danno tanto, perché adesso ci sono anche tante problematiche. E riconosco in loro quello che fondamentalmente era stato un po' per me, cioè l'essere messo in un posto dove avevo il mio spazio, anche se non ero come la velocista di turno, il fisichetto così, avevo il mio spazio, avevo la mia considerazione, avevo i miei amici e ci si divertiva tanto, perché questa è la cosa fondamentale. L'esperienza di allenare è un'esperienza non solo sportiva, si diventa genitori, psicologi, allenatori, bisogna saper comprendere i tempi, che sicuramente, cioè se io devo pensare a quello che eravamo noi come atleti, ho dovuto un pochettino mettere via un pochettino le cose e stare ai passo con i tempi. Dopodiché i ragazzi si conquistano, e nel momento in cui si conquistano danno veramente tanto. Il compito nostro è sicuramente trasmettere un entusiasmo, perché se non ce l'abbiamo noi non possiamo pretenderlo da loro, ma se noi riusciamo a trasmettere l'entusiasmo, riusciamo a farli faticare divertendosi, anche quello che non ha le grosse possibilità, che non ha mire di altissimo livello, sicuramente viene lì, si diverte, non si sente assolutamente tagliato fuori, rimane in una compagnia. Volere o no, nell'atletica ci sono gare per tutte le categorie e per tutti i livelli, quindi sta sicuramente noi allenatori non buttare allo sbaraglio magari dei ragazzini con atleti che li lasciano lì, però noi abbiamo tante possibilità e le dobbiamo sviluppare assolutamente tutte. Io ho cominciato un po' lo sport per caso,
in seguito a un incidente. Ho avuto un incidente, quindi avevo 11 anni, un incidente stradale, poi dovevo fare sport e quindi cominciai un po' per caso facevo le medie, avevo 11 anni e venne un allenatore a fare una dimostrazione a scuola, quindi ho detto boh, vado. Poi siccome ero alta, allora dopo due allenamenti mi portarono a giocare e lì scoppiò la passione proprio, mi portarono a giocare, cioè fantastico. Quindi è stata una passione che a me mi ha preso proprio da capo a piedi, cioè, no? È stata proprio la passione, una delle passioni della mia vita. E mi ha formato tanto, cioè quello che diceva lei, effettivamente io mi ci ritrovavo, perché io non ho mai allenato, perché sono entrata anche a 26 anni, ho lasciato la pallacanestro perché ho trovato una passione più grande. E quindi se no sicuramente sarei passata dall'altra parte a fare anch'io allenatrice o cose del genere. E io ho avuto la fortuna di vivere un pochino quello che raccontava Maria, cioè di trovare delle persone che hanno puntato tanto su due cose. Io ho giocato 15 anni un po' a tutti i livelli, in diverse squadre, e non mi è mai mancato il divertimento e l'essere valutata per quella che ero. Cioè diventa importante, io vedo ora anche, no, nei ragazzi che accompagno nel mio servizio di pastorale, diventano queste le due cose fondanti. Dire alle persone chi sono e le qualità che hanno. Cioè sentirsi dire bravi è una cosa fondamentale, perché ti tira fuori delle motivazioni altre, ma anche sentirsi dire i tuoi limiti sono questi, lavoraci. E quindi per me è questo. E poi il divertimento. Il divertimento è sempre stato, lo raccontavo prima, io ho giocato sempre a pallacanestro, dico per la gloria della patria, cioè non ho mai avuto uno stipendio, ma proprio per passione, perché sempre mi sono divertita. E questo credo mi abbia salvato anche nel continuare a giocare sempre con, proprio non con lo stesso impegno, che magari quando, mi ricordo a un certo punto, un anno, avevo 17 anni, facevo 3 campionati, cioè a casa non mi vedevano più, si studiava la notte, e la mia mamma impazziva perché non mi riusciva a stare dietro con le borse degli allenamenti, le magliette, cose del genere. Però, no, è stata formativa anche a livello di squadra, per me è stata, io mi dico, no, un po' il mio essere anche in una vita religiosa di comunità, per me parte un po' anche da lì. Ho fatto un'esperienza molto bella di squadra, sia in particolare in due squadre, dove veramente c'era uno, non solo un volersi bene, ma volere proprio il bene della persona, l'aiutarsi. E in questo è stato fondamentale l'allenatore che ho avuto. Quindi molto, io veramente di questo mi risento un po', uso una parola un po' di questi termini, un po' graziata. Poi in questo ambito mi sento un po' fuori perché sono una suora francescana e quindi PGS, no? Salesiani, no? Io arrivo. Però sì, sicuramente poi per me l'esperienza dello sport è diventata talmente formativa e anche formante. Perché io adesso mi rendo conto che avendo a che fare spesso con i giovani e oggi anche, no, avendo un'età un po' più adulta, anche con le famiglie, mi rendo conto quanto attingo a quell'esperienza lì e quanto per me sia anche dove ci metto i piedi. Oltre al Vangelo c'ho anche delle buone basi lì, quindi mi piace perché ritengo una base di sanità, no? Di sanità personale. Cioè lo sport, se fatto bene, fatto con le motivazioni per far crescere le persone, diventa una cosa fondante per la sanità della persona. Bene, buonasera a tutti voi. E grazie di quello che avete detto, perché sì, aggiungo qualche cosa di personale a quello che già avete detto, no? Sono arrivata, con Maria eravamo della stessa squadra della Libertas a Torino. E mi prendevano in giro quando arrivai allo stadio, perché l'allenatore disse: questo è un brutto latroccolo, perché correvo male, ecco, sì, non ero proprio lo stile della mezzofondista che corre con lo stile perfetto per andare molto, molto veloce, eppure c'era la testa dura e c'era un allenatore in gamba. E allora
abbiamo trovato un ambiente in cui, pur provenendo da, facendo sport diversi all'interno dell'atletica leggera, facevamo una famiglia. E questo mi sembra che sia stato molto bello, interessante, no? Una squadra non di parrocchie o di oratori, una squadra seria, nella quale ci si allenava facendo famiglia, con allenatori che noi li chiamiamo nelle PGS alleducatori. Ecco, questi erano alleducatori davvero. E lì il Bruto Natroccolo ha detto l'allenatore che mi seguiva a quell'epoca, è diventato poi nel giro di qualche anno un cigno, sì, nel senso che comunque ho fatto un po' di gare a livello mondiale, qualche nazionale dal 77 all'80, e la gioia di andare giovane in nazionale e poi di finire subito, però, per il motivo vocazionale. L'atletica mi piaceva, sì, ne parlavamo ancora, mi piaceva allenarmi con le mie compagne, con i ragazzi, i giovani, e quell'epoca si faceva un po' tutto insieme. Ci divertivamo a fare le gare, ma ci divertivamo anche in nazionale. E ci spiace che non abbia potuto essere qui Sara Simeoni, perché è stata la nostra capitana, per motivi di lavoro, perché insegna a Chieti e oggi avevano delle presentazioni di tesi, difese di tesi di laurea. Però ecco, in lei, come in altre, Paola Pigni, vedevamo dei modelli, gente in gamba, realizzata, donne in gamba, donne che facevano sport con grinta e che non lo facevano così alla buona, che andavano contro, perché comunque andavamo un po' controcorrente, ecco, perché non era così, eravamo sempre donne, anche in nazionale, un po' più in basso, insomma, anche con gli sponsor e tutte queste cose, no? E questo è piuttosto forte. In un tempo, era la fine degli anni 70, in un tempo in cui predominava lo sport dell'Europa dell'Est, che incominciava a costruire gli atleti anche in altri modi talvolta, no? In quei modi che adesso invece hanno distrutto abbastanza del tessuto sportivo, e soprattutto di tanta mentalità del tessuto sportivo, specialmente professionistico, ma non solo, perché sappiamo che anche ci sono non professionisti che comunque fanno uso di doping e tutte queste cose. Ecco, questa è un'altra parentesi. Comunque, la bellezza di essere anche in nazionale divertendosi, andare in giro così per il mondo felici, vedendo nuove amiche, vedendo posti nuovi a quell'epoca, realtà nuove, fare gli scambi delle magliette con le nostre compagne dell'Europa dell'Est in genere, una maglietta due collant a quell'epoca, perché a quell'epoca c'era anche parecchia fatica, no? Nei regimi dell'Europa dell'Est. Comunque, poi è arrivato il Papa a Torino, già c'era un interesse per la vita di fede, per la vita cristiana. Ero animatrice in un centro giovanile salesiano lì a Torino e cercavo di conciliarlo con lo studio, con il lavoro, con l'atletica. E poi è arrivato il Papa a Torino, ha detto alcune cose nel maggio dell'80, dicendo, aprile dell'80, dicendo: se il Signore vi chiama, seguitelo subito. E in quel momento, pur avendo tanti amici e pur incominciando già a pensare a quell'epoca seriamente a formare una famiglia, avevo poi accolto questa chiamata e risposto, anche nel momento clou, perché comunque in quell'anno ero ancora in nazionale, no? Ed è stato bello lasciare in quel momento per il Signore.